Buonasera e bentornati a Parliamoci Chiaro. Il progetto dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze è tutt'altro che archiviato. 2 anni fa la sentenza del Consiglio di Stato che ha bloccato lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze relativamente al vecchio progetto. Vecchio progetto perché? Perché nei giorni scorsi è arrivata la nuova notizia, un nuovo progetto preliminare, una nuova pista, stavolta più corta, 2200 metri, più inclinata verso la 11, che ha ottenuto e incassato il parere favorevole di ENAC. E nonostante le rassicurazioni che arrivano dalla regione, con il governatore Gianni che ha detto la nuova pista non graverà su Prato e comunque daremo vita a un percorso partecipativo con i comuni della Piana, con la cittadinanza, diciamo che la notizia non è stata accolta almeno tra i comuni contrari all'opera in modo così entusiasmante, per usare un eufemismo. Ne parliamo questa settimana con Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano. Buonasera. Buonasera. Saluto e ringrazio anche Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega. Grazie per essere con noi stasera. In redazione Arianna Di Rubba. Ciao Arianna. Buonasera Giancarlo, buonasera agli ospiti e a tutti voi che ci seguite da casa. Vi ricordo che come sempre potete commentare insieme a noi questa puntata, potete quindi mandarci un messaggio sia SMS che WhatsApp al numero 331 1888676, oppure mandarci una mail a parliamocichiaro@tvprato.it, o ancora ci potete scrivere sui social network, quindi sia su Facebook alla pagina di TV Prato che su Twitter utilizzando l'hashtag parliamocichiaro, quindi vi aspetto. Fra poco avremo con noi anche Paolo Pali del Comitato No Aeroporto. Vi proporremo nel corso del nostro dibattito appunto un'intervista anche col governatore Eugenio Giani. Della nuova pista se ne è parlato anche oggi pomeriggio in Consiglio Comunale, con un botta e risposta fra il sindaco Biffoni e il Movimento 5 Stelle. Ascolteremo anche le loro voci. Avevamo chiesto a Toscana Aeroporti di avere anche un loro parere, però ci è stato riferito che per il momento preferiscono rimanere fuori dalla discussione, stanno lavorando ai progetti e quando saranno pronti li presenteranno, così ci è stato detto. Nel frattempo noi ovviamente invece vogliamo cercare di capirne di più su questo nuovo progetto di ampliamento di Peretola, dell'aeroporto fiorentino. Prima di lanciare la scheda introduttiva però apriamo una piccola parentesi di nuovo con Arianna, perché lo ricordiamo nuovamente, è iniziato il conto alla rovescia per il passaggio anche in Toscana, anche nella nostra provincia, al nuovo digitale, con la notizia importante di TV Prato che dal prossimo 27 maggio dunque diventerà a tutti gli effetti una TV regionale, ci vedranno in tutta la Toscana. Arianna. Sì, infatti la principale notizia è che col passaggio al nuovo digitale terrestre, quindi dal 27 maggio TV Prato sarà visibile in tutta la regione, come possiamo vedere da questa immagine. E altra notizia, questa non è l'unica novità, appunto è unita anche al cambio di canale, quindi TV Prato dal 27 maggio sarà visibile sul canale 75 invece che sul canale 74. Ecco, vediamo questa graduale. Cartina della Toscana è importante, Arianna, che ci fa capire che ovviamente questo switch off non avverrà tutto in un'unica data, in particolar modo per quanto riguarda la nostra provincia? Per quanto riguarda la nostra provincia, appunto, sono due le date da segnare. Il 27 maggio si parte con la Vallata, con la Val Bisenzio, mentre Prato e gli altri comuni passeranno il 1° di giugno. Quindi dal 27 maggio in Vallata TV Prato si vedrà sul canale 75, dal 1° di giugno Prato e gli altri comuni potranno vedere TV Prato sul canale 75, poi ovviamente anche tutti gli altri comuni e province della nostra regione. Non mancheranno ovviamente altre occasioni per tornare sul tema, per ovviamente informare bene i nostri telespettatori, però intanto se ci vuoi ricordare col supporto della grafica cosa avverrà, cosa dovranno fare i telespettatori con il passaggio al nuovo digitale. Sì, la cosa principale e più importante da fare è quella di risintonizzare il proprio televisore, appunto il decoder, quindi per farlo bastano pochi passaggi, come c'è scritto, andare sul premere il tasto menu, selezionare la sintonizzazione e poi fare la ricerca automatica. Qualora la risintonizzazione non fosse sufficiente per visualizzare i canali, sarà poi necessario contattare comunque un antennista di fiducia, un amministratore di condominio, perché in alcuni casi potrebbe esserci anche la necessità di aggiustare o di sostituire l'antenna. Ovviamente anche se il televisore è piuttosto comunque datato, dovrà essere necessario o sostituirlo o comunque aggiungere un decoder. Perfetto, grazie Arianna. Allora noi entriamo invece nel vivo del tema di questa settimana, ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Allora la scheda introduttiva realizzata da Lucrezia Sandri.
Nuova pista di Peretola, dopo 2 anni ci sono un nuovo progetto e un nuovo dibattito. Toscana Aeroporti ha inviato a ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile e il Ministero delle Infrastrutture, un progetto preliminare che prevede una pista più corta di 200 metri rispetto a quella del masterplan bocciato dal Consiglio di Stato nel 2020 e con un'inclinazione obliqua. Quest'ultima caratteristica sposta il cono di volo tra Case Passerini e il territorio meno abitato di Sesto, allontanandolo anche dal polo scientifico e da Prato. All'indomani della notizia dell'ok di ENAC al progetto preliminare, le prime parole del governatore Eugenio Giani hanno posto la maggiore inclinazione rispetto alla pista parallela come una garanzia per la tutela ambientale dei territori amministrati da comuni da sempre contrari all'opera, Sesto Fiorentino ma anche Prato. Il nuovo tracciato farebbe sorvolare gli aerei prevalentemente su aree industriali e, come detto, disabitate. L'ampliamento dello scalo è stato riportato in auge dalla regione già in ottobre 2021, quando Italia Viva, con primo firmatario Stefano Scaramelli, ha presentato in Consiglio regionale una mozione sulla realizzazione della nuova pista di Peretola, un atto approvato dal Consiglio regionale con 30 voti favorevoli e 4 contrari, tra questi ultimi il voto della consigliera eletta a Prato Ilaria Bugetti. Questi i prodromi politici di un iter che, dopo una fase di dibattito pubblico, porterà Toscana Aeroporti ad elaborare un nuovo masterplan per accedere alle fasi successive del progetto. Intanto si è unito a noi Paolo Paoli del Comitato Nuovo Aeroporto. Buonasera anche a lei, grazie di essere con noi stasera. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Parto dal Sindaco Prestanti. Cambia qualcosa dopo queste notizie dei giorni scorsi, secondo lei? Ma intanto mi viene da dire che, se vogliamo aprire, come nelle intenzioni, un dibattito pubblico, questo si deve basare su un principio di chiarezza e di trasparenza. Noi abbiamo avuto da parte di ENAC la dichiarazione sui giornali che è stato approvato questo nuovo progetto, ma a tutt'oggi non sappiamo di cosa si tratta questo nuovo progetto. Ci sono alcune indiscrezioni sui giornali, la pista un po' più corta, un po' più inclinata, però ecco, come approccio, se vogliamo aprire un dibattito pubblico, serio, coinvolgente, non come era stato fatto nella proposta precedente, io credo che sarebbe necessario partire da un punto essenziale, presentare questo progetto. Cioè, noi ad oggi stiamo discutendo di un progetto che non è pubblico, non un è, po' poco, insomma, non è visibile. Dice, per è un po' poco, perché poi, insomma, farsi un'opinione leggendo le interviste sui giornali, la pista è un po' più inclinata di qualche grado, è un po' più corta di qualche metro, più verso Case Passerini, cioè, ecco, sinceramente, un punto di partenza ad un dibattito pubblico serio è presentare il progetto e su quello confrontarsi. Mi viene da dire che, da questi primi elementi che sono emersi nel dibattito pubblico, sinceramente non si vince grosse differenze sostanziali, no, nel progetto. Però ecco, il progetto va presentato, va reso pubblico, tra l'altro ENAC è un ente pubblico, quindi ha anche il dovere della trasparenza degli atti amministrativi. Ecco, lo chiedo anche a Galli, come chiedo se realmente c'è bisogno di ampliare di un aeroporto più grande per Firenze e per dunque La Piana, secondo lei. Ma intanto riprendo quello che stava dicendo appunto Edoardo sul fatto del progetto. Io ho fatto in regione una richiesta di accesso agli atti quando ho sentito di questo progetto che era stato presentato da ENAC. Prima l'ho fatto agli uffici della Giunta, dopo l'ho fatto direttamente a ENAC. Nessuno dei due, tutti e due mi hanno detto che il progetto non esiste, cioè non hanno niente in mano in questo momento. Per cui di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di ipotesi, stiamo parlando di niente. Partirei però da un altro presupposto, che è quello, secondo me, che in 50 anni abbiamo le amministrazioni che regolarmente vincono le elezioni. Firenze vince le elezioni portando all'interno del loro programma l'ampliamento dall'aeroporto. Prato e tutti gli altri comuni che fanno parte, no, del circondario sono tutti contrari.
Beh, io credo che un programma elettorale cioè convincente in una direzione di un'infrastruttura come questa mi sembrerebbe che fosse necessario. Cioè, prima chiariamoci un po' le idee. Prato lo vuole o non lo vuole l'aeroporto? Mi sembra di no. Firenze lo vuole o non lo vuole l'aeroporto? Mi sembra di sì. Poi c'è Sesto, poi c'è Campi. Cioè, mi sembra che la situazione sia piuttosto in ebollizione non da chi è all'opposizione come noi, ma da chi veramente deve intervenire e che negli ultimi 50 anni ha rimbalzato da una parte all'altra questo problema. Mi sembra di poter dire, entrambi chiedete ovviamente più chiarezza, anzitutto perché è difficile, no, discutere di un progetto che per il momento si conosce poco e niente, dall'altra ci sono posizioni, se vogliamo, anche un po' diverse sulla importanza o meno di questa opera. Correggetemi se sbaglio, Carmignano almeno fino ad oggi è stato per il no assoluto. La Lega in consiglio regionale invece è favorevole anche a quale tipo di sviluppo? A una valutazione di un aeroporto che logicamente abbia tutte le indicazioni che riguardano l'inquinamento acustico che oggi è solo sulle spalle dei cittadini di Brozzi, di Campi, di Peretola, di Quaracchi. Facendo un altro aeroporto, io non voglio che il problema che è sulle spalle oggi di quei cittadini cada sulle spalle di qualcun altro. Ecco perché prima di dare un giudizio, prima di dare una valutazione, vediamo il masterplan. Però in un discorso regionale, se dobbiamo aumentare lo spessore, il valore, no, dei due aeroporti, benissimo, deve essere integrato quello di Pisa con quello di Firenze, che hanno due compiti completamente diversi. Prestanti, è chiaro che questa è diventata più che una battaglia, no? Politica quasi fra territori, possiamo dire, no? Ma io credo prima di tutto un sindaco ha il dovere, come dire, non di difendere una posizione politica o partitica, ma di difendere la propria comunità che lo ha eletto proprio per fare gli interessi di quella comunità. Io dico sempre che noi non siamo il fronte dei sindaci per il no, noi siamo il fronte dei sindaci per uno sviluppo sostenibile della nostra piana. La nostra piana ha avuto negli ultimi 50 anni uno sviluppo molto forte, molto importante. Noi crediamo che sia necessario rivedere le infrastrutture e la mobilità sia all'interno della piana che fra la zona di Fiorentina e la zona dell'aeroporto di Pisa. Questo però va visto in un quadro di mobilità sostenibile che non va a gravare ancora di più sugli aspetti ambientali, sulla solubilità del nostro territorio. 50 anni fa la piana era diversa rispetto a oggi. Oggi abbiamo un'unica parte verde, che è il parco agricolo della piana, che è l'unica area, l'unico polmone rimasto in quest'area fortemente urbanizzata e che ha avuto uno sviluppo molto importante. Ma appunto il nostro è un no ad un'opera che consideriamo sbagliata, non da un punto di vista ideologico, ma da un punto di vista fattuale, no? Su alcuni fatti abbiamo esposto noi e che ci sono state anche delle sentenze, ma siamo favorevoli ad aprire un dibattito ampio su come creare delle infrastrutture, una mobilità interna e da lì verso l'aeroporto internazionale di Pisa. Paoli, vengo da lei, ovviamente la posizione è ben nota, lo dice il nome stesso, Comitato No Aeroporto, la battaglia vostra viene da lontano, dunque le chiedo come ha accolto invece lei questa notizia di un nuovo progetto preliminare, disposto ad ascoltare, a capire un po' meglio questo progetto quando ce ne sarà l'occasione, oppure la vostra invece è una posizione assolutamente per il no, l'aeroporto non va ampliato? Il Comitato dell'Aeroporto si definisce come Comitato dell'Aeroporto in breve. Tutta la denominazione del Comitato è no al nuovo aeroporto di Peretola per la salvaguardia e tutela della piana metropolitana. Quindi questa è, diciamo, tutta, ora per praticità viene abbreviato in Comitato dell'Aeroporto di Prato e Provincia, nato nel 2011. Sembrerebbe appunto si fosse tornati indietro di 11 anni con questa nuova riproposizione, a parte il fatto che ancora non si sa di che cosa si sta parlando, perché non c'è nessun elaborato tecnico, figuriamoci quindi anche un master plan, che ci dice come sarà e come dovrebbe essere questa nuova pista
sulla quale in questi giorni, diciamo, sono state riportate notizie dalla stampa e dal... quindi io effettivamente dico, non sapendo di che cosa si sta parlando, perché il progetto e gli elaborati non esistono allo stato attuale, per quel poco che anch'io ho visto, a me sembra una rivisitazione della pluribocciata pista parallela convergente, un po' inclinata diversamente e più corta di 200 metri. Questo, ecco, è quello che mi sembra a me. Quindi con una inclinazione di qualche grado e con 200 metri in meno, non è che diciamo, i problemi a questo punto, i problemi sono stati valutati dalle sentenze del TAR e poi confermati anche dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2020. Non è che tutte le criticità sono scomparse perché appunto la pista viene, questa nuova pista di cui si sta parlando, cambierebbe poco, insomma, in più e più corta di 200 metri. I problemi ci sono e rimangono alle quali, anzi, forse c'è qualche problema in più con questa nuova inclinazione. E quindi io, tutti i pareri contrari sulla pista parallela convergente, si ripercuotono quindi anche su questa rivisitazione della pista attuale. Chiaro Paoli, la interrompo un attimo perché intanto dobbiamo andare da Arianna Di Rubba per i primi messaggi che stanno arrivando da parte dei nostri telespettatori e poi perché direi di ascoltare subito anche le parole del Presidente della Regione Toscana Gianni Giani che abbiamo intervistato poco fa, così entriamo nel vivo del dibattito. Arianna, intanto cosa dicono i nostri telespettatori? Sì, leggendo alcuni messaggi, c'è Fabio, scrive: opinione sempre la stessa, la direzione deve essere verso Scandicci, no, sicuramente puntare su Prato. Enrico dice: c'era una soluzione, tra l'altro proposta da un partito alle scorse regionali e dai sindacati aeroportuali, ossia trasformare Peretola in un city airport, mettere in sicurezza l'attuale pista. Scrive che è dissestata, riattivare i collegamenti ferroviari con Pisa aeroporto e potenziarli prevedendo maggiori collegamenti con Firenze. Risultava meno costoso, scrive, meno impattante a livello ambientale, garantiva maggiori e migliori servizi sia per i cittadini che per i turisti e posti di lavoro più solidi. E allora andiamo ad ascoltare le parole del Presidente Giani, poi le commentiamo insieme. Quando si parla si trova sempre tutti delle soluzioni migliori. Io sono uno di coloro che ritengono che l'aeroporto di Firenze abbia bisogno di una modernizzazione. State attenti, non finalizzato al potenziamento in quanto tale, ma finalizzata alla garanzia di maggiore sicurezza e compatibilità ambientale, perché nel momento in cui un aeroporto è più sicuro e più compatibile ambientalmente, è evidente che può anche consentire una crescita. E io ritengo che per far questo tutti possano avere delle idee, soprattutto chi abita vicino. Faccio un esempio. Dal progetto che poi fu bocciato al Consiglio di Stato, non nel merito del progetto, che andava bene, ma perché non era stato seguito in alcuni aspetti delle procedure che erano corrispondenti a quello che la legge chiedeva, io mi sono cimentato dall'inizio della legislatura in confronti con i sindaci che fanno parte dei territori interessati. E quindi la pista è diventata declinata, perché ci siamo resi conto che declinandola non vi era più il problema di passare sopra, anche se a 1000 metri, quindi nessuno se ne accorgeva, ma sopra Prato, quindi oggi Prato rimane totalmente fuori dai passaggi. Declinandola si vincola a quei 2200 metri e conseguentemente non c'è la preoccupazione che dice poi se funziona l'aeroporto fai la pista ai 3000 metri e diventa un grande danno ambientale, che non crea più quei vincoli al polo universitario che è lì accanto e che conseguentemente può continuare a crescere, a svilupparsi nel momento in cui la pista viene così, ma sono tutti suggerimenti che ho avuto dagli stessi sindaci che poi magari rimarranno loro
in linea di massima contrari all'aeroporto. Io favorevoli, ma io che sono favorevole, ascoltandoli, discutendo con loro, ne traggo anche elementi di miglioramento. Quindi più si dialoga, più comunque il progetto si perfeziona. E io voglio aprire una fase di consultazione perché il progetto possa essere possa raccogliere indicazioni che lo rendono sempre migliore. Poi diciamocelo con chiarezza, quando nella precedente occasione il Consiglio di Stato bocciò il progetto, l'ente pubblico aveva fatto esso stesso 120 prescrizioni. Quindi era stato nella velocità di approvare il progetto approvato un elaborato che si prestava a quella indicazione dell'ARPAT, a quell'altra del comune X o Y, a quell'altra ancora di quello o quell'altro soggetto attore. Di conseguenza era un progetto che si presentava fragile proprio perché nella procedura non corrispondeva a quello che era il comune sentire. Se arriviamo a un progetto che, almeno per coloro che non sono pregiudizialmente contro e vogliono contribuire, vive un comune sentire più concordato, poi può andare avanti. Galli, stavolta riparto da lei per un commento. No, della, allora, io non so se tutti i nostri ascoltatori conoscono la storia, perché ad oggi l'unico progetto attuativo è quello della via del 2003, d'accordo? Che cosa c'è? E c'erano quelle prescrizioni delle quali il Presidente adesso ci ha comunicato, no, in questa intervista. Oltre 120. No, all'epoca c'erano delle altre prescrizioni. Che cosa era stato deciso? Che l'allora DF doveva fare l'intervento sull'aeroporto, perché dovevamo passare da un certo numero di passeggeri, se non ricordo male, intorno al milione, ai 3 milioni, 3,5 milioni, sindaco, sì. Correggimi se sbaglio, però quello doveva essere il progetto, era stato tutti quanti erano d'accordo e c'erano delle prescrizioni. Queste prescrizioni, guarda caso, erano state fatte dalla regione, va bene? In questi anni, poi dopo è stato presentato il master plan del 2010, mettiamolo da parte quello. Dal 2003, per passare, oggi siamo arrivati a quasi 3 milioni, 3 milioni e mezzo di passeggeri, con la stessa pista. Però nella stessa pista, Toscana Aeroporti oggi, nel corso di tutti questi anni, ha fatto tutti gli interventi per ampliare l'arrivo dei passeggeri, per migliorare l'arrivo dei passeggeri, tanto più che nel 2003 c'erano degli aerei. Adesso ce ne sono degli altri, d'accordo? La pista è stata allargata, la pista è stata allungata, hanno cambiato la torre di controllo, hanno cambiato la mensa, hanno cambiato il posto di polizia, il posto di guardia di finanza, che erano tutti all'interno di quel progetto del 2003, che comprendeva però delle prescrizioni. Toscana Aeroporti cosa ha fatto? Ha fatto tutto quello che gli è servito per ampliare e per arrivare dal milione a 3 milioni di passeggeri. Delle prescrizioni non ne ha fatta neanche una. Le prescrizioni qual erano? Erano quelle di intervenire per l'inquinamento acustico che c'è a Brozzi, a Quaracchi, che erano stati suddivisi in varie fasce. Nella prima fascia addirittura i cittadini dovevano essere tutti spostati da un'altra parte e trovargli un'altra locazione. Nella seconda e nella terza fascia fare interventi all'interno degli appartamenti di insonorizzazione, diciamo così. Questo doveva essere, ma siccome questi interventi costavano molto, non sono stati fatti. E loro che cosa dicono? Ma noi il progetto non l'abbiamo completato. Sì, ma avete completato quello che vi andava bene e non avete completato quelle che erano le prescrizioni. E qui entra in gioco il presidente, o quello che c'era prima e quello che c'è adesso. Perché voi avete l'obbligo della tutela della salute dei vostri cittadini e dei 40-50.000 di Brozzi, Quaracchi, non se ne frega nessuno. Allora, tutti questi progetti
Parliamo di un aeroporto migliore, in sicurezza. Sì, quanti anni ci vorranno per poterlo realizzare? Sindaco, me lo dica lei. 10 anni? Diciamo 10 anni, fra tutti i progetti, approvazioni, valutazioni ambientali, VAS, tutto quello che serve. Come realizzazione, come minimo ci vorranno 10 anni, perché anche per spostare il laghetto non è che buchi in terra, l'acqua va via, lo devi spostare. Queste sono tutte cose che servono anni. E io devo andare da quei cittadini a dirgli: voi avete vissuto la vostra vita, 40 anni della vostra vita, con gli aerei che vi passavano sopra la testa. Ecco, le chiedo, io non ci vado. A questo punto però le chiedo, come è immaginabile potenziare un aeroporto come quello appunto di Firenze, rispettando poi tutte quelle prescrizioni che erano state avanzate già nel passato e che sembravano per molti versi, non so, anche abbastanza difficili, no? da superare. Cioè, perché comunque rimane in molte forze politiche, soprattutto fiorentine, del centrodestra, del centrosinistra, la convinzione che comunque questa sia un'opera da fare, che serva al territorio? Va messo in sicurezza. Una cosa condivido col Presidente, va messo in sicurezza. Il potenziamento, mica potenziamento, lo spostamento della pista, non pista, questo è un problema che andremo a valutare nel momento in cui avremo i progetti davanti. La prima cosa che il sindaco, i sindaci e soprattutto il Presidente della Regione ha l'obbligo nei confronti dei loro cittadini è di metterli in sicurezza. L'inquinamento acustico, la tutela ambientale, tutte queste cose qua, che è la prima cosa da fare. Allora, io cosa devo fare per aspettare altri 10 anni a insistere su questi cittadini? Poi dopo mi viene da dire, ma se spostiamo l'aeroporto così, l'aeroporto cosa? Io voglio essere sicuro di come verrà fatto l'aeroporto, perché quel problema che ora hanno a Brozzi, Quaracchi, non lo voglio spostare, certo, su altri cittadini. Questo deve essere. Sono a favore della messa in sicurezza di un aeroporto. Decidiamo come. Prestanti, le chiedo anche come giudica questa apertura di Gianni a un dibattito pubblico. Sindaco Biffoni, poi lo ascolteremo anche più avanti nel corso della trasmissione. I giorni scorsi ha detto finalmente torna protagonista alla politica, facendo capire che chiaramente questo è un percorso apprezzabile, perché finalmente ci si mette a un tavolo e si potrà discutere di questo progetto. Lei che visione ha a riguardo? Mi viene da fare una battuta, parliamoci chiaro, come dice la trasmissione. Il dibattito pubblico, oltre sulla trasparenza degli atti su cui vogliamo discutere, deve partire anche da alcuni dati oggettivi. Il Presidente ha detto che la bocciatura da parte del TAR e del Consiglio di Stato è avvenuta su elementi procedurali, su elementi, diciamo, non sostanziali. Beh, questo non è vero. La bocciatura sia prima da parte del TAR, poi dal Consiglio di Stato, è avvenuta su elementi dirimenti, su elementi sostanziali, no? Ricordiamoci le più di 120 prescrizioni fatte in sede di VIA. Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo quell'osservatorio che doveva controllare l'attuazione di quelle prescrizioni. Quindi questo è un dato di fatto oggettivo, cioè noi non possiamo aprire un dibattito senza tenere conto questo elemento. Quello che diceva il consigliere Galli, secondo me, è giusto. Cioè, noi nel 2003 abbiamo avuto alcune prescrizioni da parte della VIA che permettevano giustamente di sanare una ferita per quegli abitanti di Peretola, di Quaracchi, di Brozzi. Quelle prescrizioni non sono state attuate. Ecco, insomma, questo è un elemento non banale. Mi sembra un po' anche strumentale utilizzare il tema della pista parallela per dire aiutiamo gli abitanti di Quaracchi. Si potevano aiutare dal 2003 in poi adeguandosi a quelle prescrizioni previste in sede di VIA. Quindi parliamoci chiaro. Quindi partiamo da questi elementi oggettivi, non ideologici, oggettivi. Il tema della messa in sicurezza dell'aeroporto, che è giusto e sacrosanto, e il tema della compatibilità ambientale ed economica di questa infrastruttura sul nostro territorio, su tutto il territorio della Piana. Beh, su questi elementi si può discutere, ma non si può non mettere sul tavolo questi elementi, altrimenti si rischia di aprire un dibattito che parte male.
Paolo Poli, sì. Le chiedo, anzitutto lei prima ha detto questo progetto, se ne sa poco ovviamente, però rischia di essere, mi corregga se sbaglio, no? Probabilmente i problemi saranno anche di più rispetto a quelli evidenziati con la precedente pista. Galli diceva la cosa importante è metterlo in sicurezza, poi possiamo parlare anche, no, di sviluppo, di potenziamento. Lei crede che questa sia una strada percorribile, messa in sicurezza dell'attuale aeroporto, per poi poter pensare anche a un suo sviluppo in termini di maggiori passeggeri e quant'altro? Ma l'aeroporto non è che l'aeroporto attualmente operante sia, non sia sicuro, perché se non fosse sicuro Dio non potrebbe neanche operare, gli aerei non potrebbero né atterrare né decollare, quindi l'aeroporto attualmente con delle deroghe, ma comunque diciamo è sicuro, non voglio dire mettere sicurezza, che, cioè, l'aeroporto è sicuro e nessuno ha detto mai, anche la parte di ENAC e di ENAV ha detto il contrario. Dove è di Prato? Io volevo dire, ecco, i problemi che c'erano prima con la pista bocciata, la parallela convergente, ci sono tuttora con eventualmente questa nuova pista declinata convergente o come cavolo Dio la si vuole definire. Ora, finora è stato fatto un operazione di marketing da parte del governatore Gianni, da parte di Nardella e dei dirigenti di Toscana Aeroporti. Se veramente ENAC, il nuovo presidente di ENAC, voleva iniziare cercando una maggiore partecipazione e un coinvolgimento per arrivare a una condivisione anche da parte dei cittadini e dei rappresentanti dei cittadini della Piana, penso, ecco, che dall'inizio, se il buongiorno si vede dal mattino, questo non è un buongiorno, perché diciamo i documenti, perlomeno gli elaborati tecnici di questa nuova rivisitazione della vecchia pista bocciata, nessuno per il momento li ha visti, a parte chi li ha fatti e non si sa chi, e chi appunto è ENAC, il consiglio di amministrazione di ENAC che li ha approvati. Io volevo dire, a proposito di quello che diceva anche il consigliere Galli, quando gli ha parlato di laghetti da spostare e compagnia bella, insomma, io non avevo mai sentito dire che un lago si possa spostare, ma non è che l'ha detto lui, l'hanno detto, diciamo, prima di lui, l'hanno detto tutti i coloro che sono stati coinvolti, diciamo, nel voler fare il nuovo aeroporto di Firenze. I siti di interesse comunitario, le zone di a protezione speciale, quindi il lago di Peretola, il podere della Querciola, il Val di Rose, ora anche si sa con questo nuovo orientamento anche l'Osa di Focognano, e verranno, per quanto riguarda il lago di Peretola, il podere della Querciola, Val di Rose, verranno coperti da cemento. Bene, il lago di Peretola lo vorrebbero spostare in una vasca di laminazione in quel di Siglia. Ora, che si debba spostare un lago, una vasca di laminazione, io vi voglio leggere un po' un sunto di quello che, ecco, sono stato. Paoli, però, perché sennò rischiamo di andare breve, perché sennò andiamo troppo lungo. A proposito dei siti di interesse comunitario, uh-huh, delle zone a protezione speciale, quello un po' quello che dice in definitiva il Consiglio di Stato nel 2020, e dice: relativamente alle SICCHE, alle ZPS, stagni della Piana Fiorentina e Pratese, la Commissione ha valutato che l'opera genera un'incidenza negativa sulle funzioni ecologiche del sito, che potrà essere compensata dagli interventi previsti. A tal fine occorre però che l'efficacia di essi sia costantemente verificata e monitorata sin dalle prime fasi della loro progettazione esecutiva, che gli habitat presenti nelle aree interne al sito Lago di Peretola e Podere della Querciola non siano interessati dalle attività di cantiere finché non sia dimostrato che le quattro aree di compensazione abbiano raggiunto
caratteristiche ecologiche, strutturali e funzionali comparabili a quelle che delle aree chiaro. Che saranno sottratte in sostanza, in relazione agli obiettivi di conservazione. In sostanza lei vuol dire che cambiando l'inclinazione della pista cambierebbe poco, i problemi restano. Che si possa ricreare, ci vogliono dai 15 ai 20 anni. Quindi di che cosa si sta parlando? Dico, il lago di Peretola e il potere della Curciola non possono essere interessati da cantieri, va bene? Da chiaro, abbiamo compreso, non si Paolo. Sono ricreati e sono state ricreate le condizioni dove nel posto in cui si vogliono ricreare. Chiarissimo. Quindi, Arianna, prova a non interrompere. Lei ha chiesto a Edoardo Prestanti quanto ci vuole. Ecco, minimo ci vuole 20 anni. Se si ricrea ammesso e non concesso si possa ricreare. Chiaro Paoli, non so se Galli voleva aggiungere qualcosa, perché poi dobbiamo andare a Arianna. No, per i prossimi quello che stavo dicendo, cioè ha ripetuto quello che stavo dicendo io, il fatto del lago che se eventualmente va spostato si deve ricreare l'ambiente, si deve ritrovare, e questo richiede ovviamente e questo richiede degli anni. Allora, ma io devo risolvere il problema della sicurezza. Ha detto all'inizio che questo aeroporto non è sicuro, ma questo lo dice lui, non lo dicono le carte, perché 10 anni fa, se si ricorda, un aereo è finito in mezzo all'autostrada e c'è rimasto un pilota, se vi ricordate, cioè voglio dire, non è che l'aereo è sicuro, si atterra a 10 metri dall'autostrada, cioè le persone che abitano a Quaracchi tutte le sere devono chiudere. L'altra sera io vedevo, perché da casa mia vedo l'aeroporto, all'1:10 arrivava l'ultimo aereo, all'1:10 di notte. Cioè, ma questo è rispetto per i cittadini? No, allora cerchiamo di intervenire, come dicevo prima, su quelle prescrizioni che oggi sono sul tavolo, sono quelle. La legge oggi, cioè il progetto oggi è quello. Si sta discutendo di qualcosa di che non esiste, quando invece c'è un obbligo da parte delle istituzioni di intervenire per la tutela della salute e dell'inquinamento acustico dei cittadini. Punto. Arianna. Leggo alcuni messaggi. Un telespettatore ci scrive: le prescrizioni relative al contenimento delle emissioni verso le popolazioni sorvolate non sono state rispettate. E poi ancora Luca Soldi dice: come può essere che con questa prospettiva di modifiche si getti nel dibattito politico anche il progetto della futura tranvia Peretola-Prato, che sembra si voglia far diventare, scrive, oggetto di scambio o meglio di compenso per quelle amministrazioni che aderiranno alla riproposizione del nuovo aeroporto, che pare solo una messa alla prova della solidità del fronte ambientalista che aspira a quel parco della Piana che tanto pare disturbare la giunta Giani. E poi ancora un altro telespettatore ci dice: un nuovo aeroporto senza la pista di rullaggio perché non c'è lo spazio, è un bluff. Prestanti, torno da lei, intanto se vuole commentare ovviamente questi messaggi dei nostri telespettatori. Comunque le volevo chiedere, prima Giani parlava di suggerimenti avuti anche da altri sindaci, non so se lei ha avuto già modo di parlare col presidente Giani, qual è il suggerimento che le darebbe o che le darà quando appunto questo dibattito poi pubblico verrà di fatto, no, approntato? Ma il suggerimento che mi sento di dare al presidente è molto semplice: è mettere in sicurezza l'aeroporto attuale adeguandosi alle prescrizioni della VIA del 2003, quindi garantire la sicurezza sia di chi fruisce di quel servizio che degli abitanti che abitano nella zona antistante, e puntare con decisione a valorizzare il Parco della Piana come un elemento fondamentale per la qualità degli abitanti di tutta la Piana, da Firenze fino a Prato, poi a Pistoia, e puntare con decisione sulla mobilità sostenibile all'interno della Piana, quindi prolungando lo strumento delle tranvie e creando un collegamento rapido, un people mover, tra la stazione di Firenze e l'aeroporto internazionale di Pisa. Io credo che in questo modo si affronterebbe tutte le criticità, quella legata alla messa in sicurezza dell'aeroporto attuale, quello di una mobilità, quindi andare a decongestionare tutti i problemi di mobilità che ci sono all'interno della Piana, ma anche di valorizzare le potenzialità turistiche e di business del nostro territorio. Quindi in questa ottica e con un collegamento con l'asse di Pisa, io credo che in questo modo troveremmo l'equilibrio per garantire quello che per noi è l'idea di sviluppo sostenibile, quindi una crescita economica,
un miglioramento della qualità della vita del nostro territorio e finalmente realizzare quelle infrastrutture necessarie per dare anche un'identità a tutta quella grande megalopoli che dall'alto, dal Monte Morello, dal Monte Albano si vede, no? Che è una delle aree anche più belle e più dinamiche economicamente di tutta la regione toscana. Quindi questo è il consiglio che mi sentirei di dare, non proseguire su una strada vecchia di molti anni che le sentenze hanno dimostrato non porta da nessuna parte, no? Alla fine, ripeto, quelle sentenze non sono sentenze politiche, non sono sentenze formali o procedurali, ma sono scese nel merito e hanno dimostrato l'erroneità di quella strada, cioè di intraprendere la strada della pista parallela e convergente. Più di una volta, Galli, in questa trasmissione ci siamo chiesti, no? Non solo noi, perché non si punta di più nel caso a potenziare l'aeroporto di Pisa, che forse, mi corregga se sbaglio, per caratteristiche si presta anche di più a un ampliamento. Lo chiedo a lei, che tra l'altro di Pisa è nato a Pisa, anche se poi è fiorentino ad adozione a tutti gli effetti. Credo che l'indirizzo sia stato dato, quando è stato 2 o 3 mesi fa, proprio il presidente Gianni è andato a tagliare il nastro, no, dell'ampliamento, dei lavori che dovranno fatti lì. Certo c'è un vincolo che è quello militare, che purtroppo limita certe uno sviluppo, però a me, lasciatemi dire però, che noi stiamo discutendo l'aspetto politico, va bene, di un sito da mettere in sicurezza, da discutere, però alla base di tutto io vorrei sapere, Toscana Aeroporti non viene, a voi non vi ha rilasciato dichiarazioni, giusto? Lo chiamiamo in commissione regione, non viene nessuno, vengono a chiedere nel dicembre del 2021, se non ricordo male, un contributo di 10 milioni alla regione toscana perché per il problema del Covid avevano perso e quei soldi dovevano servire per quanto riguardava tutti gli operatori sia all'interno che nelle vicinanze dell'aeroporto. Sono stati dati 10 milioni e poi 20 giorni fa esce fuori la notizia che il presidente chiede dei dividendi per 7 milioni per i soci di Toscana Aeroporti. C'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona, perché i dividendi si danno quando ci sono degli utili o quando tutto funziona. Quattro mesi prima vieni in regione per chiedere un contributo, un sostegno, no, economico, perché è un anno e mezzo che l'aeroporto è chiuso, la regione va incontro e adesso vai a chiedere i dividendi. Il grave dov'è? È che la regione toscana si è astenuta dal voto, non ha votato contrario a questi dividendi. Allora, vede, io mi devo preoccupare, ripeto, e ci ritorno sopra, su quello che dobbiamo fare nei confronti di chi ci ha votato e di chi ci ha eletto, non negli interessi di chi opera sul territorio. Questa è la chiave. E qui ho una netta sensazione che su Toscana Aeroporti, che deve ampliare Firenze, deve sistemare il problema di Pisa, di Firenze, e poi alla fine invece siamo succubi di una società della quale siamo soci soltanto al 4% e che su questi 7.350.000 euro sono arrivati alla Toscana. Ecco, a suo avviso quali altre opere infrastrutturali sarebbero necessarie per la piana? Si parlava prima appunto alla famosa, no, tranvia che dovrebbe in futuro arrivare anche a Prato, ad esempio, questa è una delle opere che è stata annunciata dal presidente Gianni. Secondo lei, Galli, su quali infrastrutture si dovrebbe puntare? Allora, io intanto dovremmo fare, essendo regione, dovremmo fare un ragionamento regionale, non settoriale, zonale, e dire a Firenze cosa serve e fregarmene altamente di quello che serve a Livorno. Va bene. E io un annetto fa avevo fatto proprio una mozione in Consiglio regionale per cercare di valorizzare quello che era la costa, cioè il patrimonio che noi abbiamo sulla costa. Sulla costa abbiamo un patrimonio dove ci sono 2 porti,
quello di Piombino e quello di Livorno, dove c'è un aeroporto che è quello di Livorno, dove c'è una zona produttiva come quella di Santa Croce, Lucca, cioè è tutta una zona della quale dovremmo fare non la città metropolitana soltanto Firenze, no, e zone limitrofe, ma dovremmo farla anche là, perché noi dobbiamo avvicinarci ai territori, non tenerli distanti e pensare solo ed esclusivamente alla città metropolitana nostra. Poi dopo parliamo di infrastrutture, queste sono infrastrutture. Il sindaco diceva un collegamento migliore con l'aeroporto di Pisa, certamente, però sono andati a vedere, hanno fatto dei controlli e dice che i treni, trovare la zona, trovare i posti, ci sono troppe gallerie, sarebbe un costo, no? Sindaco, Penso ci sarebbe meno prescrizioni. Probabilmente, ma si torna al discorso economico, capito? Cioè si passa da quello che è l'interesse per la salute dei nostri cittadini all'interesse economico. L'ultima parola sull'aeroporto l'ha accennato il presidente, il sindaco, cioè l'aeroporto eventualmente di Firenze. Io mi vorrei allacciare con quello di Londra. Il City Airport di Londra è 1600 metri e porta a Londra 4 milioni e mezzo di passeggeri. Allora, abbiamo bisogno di ampliarlo? Abbiamo bisogno di farlo? Cioè, valutiamole. Cioè, perché dobbiamo andare a copiare sempre il peggio? Cerchiamo di trovare anche delle soluzioni migliori. La tranvia a Firenze, per il mio modesto parere, l'ho sempre combattuta. Condivido invece che ci siano i collegamenti con Scandicci, che funziona benissimo, con Prato se dovesse arrivare, perché è quello che devi riuscire, facendo poi dei mega parcheggi, per permettere ai cittadini poi dopo di arrivare dentro la città, non di portare sempre le macchine. Parlavamo prima della Foster, no? Parlavamo prima dell'alta velocità. Adesso, siccome Ferrovie non riesce a valutare l'impatto economico di quella struttura, che cosa ci sono inventati di portarci gli autobus di linea che collegano con tutte le province? Così l'inquinamento ambientale sarà tutto dentro lì, perché ci porti dentro anche i pullman, ci porti le macchine per andare a prendere l'alta velocità. E abbiate pazienza, scusate. Devo interrompere perché dobbiamo andare in pubblicità e poi abbiamo un ultimo servizio da proporre ai nostri telespettatori e dunque ci avviamo verso la fine del nostro dibattito, ma restate con noi, a fra poco. Come dicevamo in apertura di trasmissione, se ne è parlato anche oggi pomeriggio in Consiglio Comunale della nuova pista dell'aeroporto di Peretola, con una question time presentata dal Movimento 5 Stelle che ha chiesto al sindaco Biffoni di chiarire la sua posizione in merito. Ascoltiamo. Una posizione chiara e netta sull'ampliamento dello scalo di Peretola. È quella che il Movimento 5 Stelle ha chiesto in Consiglio Comunale al sindaco Matteo Biffoni, che nella trasmissione di TV Prato Chiedilo al Sindaco, all'indomani dell'ok di ENAC al nuovo progetto, aveva dichiarato di non essere contrario a prescindere all'infrastruttura. Posizione che il primo cittadino ha ribadito rispondendo al question time del capogruppo grillino Carmine Maioriello. Quando, ma se, sottolineo se, ci sarà un altro progetto, ci sarà un'altra proposizione, eccetera, sarà dovere e obbligo del sindaco, del consiglio comunale, di prendersene il carico. Al momento io resto a quello che sappiamo, cioè che il progetto presentato, quello che abbiamo, a cui abbiamo sempre detto di no, quello resta e a quello nessun tipo di riapertura c'è. No, questa risposta non ha soddisfatto, perché il sindaco nel suo breve, peraltro, discorso, nella sua breve dichiarazione, ha pronunciato molte volte al momento ci saranno molti se e molti ma. Io mi sarei aspettato una risposta più perentoria e, visto che le criticità rimangono, anche se la pista verrà
inclinata di pochi gradi o realizzata in misura leggermente più corta, io mi sarei aspettato dal sindaco che una risposta più netta. Io ho rilevato una certa, ho così notato una certa apertura, e questa apertura sinceramente ci preoccupa e ci fa paura. È il motivo per cui i 5 Stelle, non solo a Prato ma un po' in tutta Italia, sono in grande difficoltà politica, perché questa è un'altra cosa. Dire no così a prescindere è una roba che non fa parte della cultura politica dei partiti tutti, a partire da quello a cui appartiene il Partito Democratico. Noi abbiamo detto no quando le condizioni non ci hanno convinto, e diremo no se le condizioni non ci convincono. Chiudersi nei fortini, avere posizioni ideologiche, non porta da nessuna parte, anzi fa solo il danno dei territori, consapevolmente anche perché ci sono centinaia di persone, centinaia di imprenditori che tutti i giorni ci chiedono invece di realizzare quell'aeroporto e vanno sentiti. Paoli, torno da lei, le chiedo se è preoccupato che qualche sindaco fino ad oggi contrario possa cambiare idea. Ma a parte il fatto che Biffoni, come lessicalmente è sempre stato... No, ma non dico di Biffoni, dico in generale, Biffoni è stato abbastanza chiaro, direi, sulla sua posizione, sì, ma in generale. Le ha detto anche comunque che vediamo fogli, vediamo, certo, il progetto e poi se ne può anche parlare. Quindi a prescindere, anch'io però da lui mi sarei aspettato qualcosa di diverso, uh-huh, invece questa ambiguità lessicale, per il semplice fatto che il Comune di Prato gli è stato uno, e il principale comune fra i sei che hanno vinto i ricorsi ai TAR, e poi gli ha avuto la conferma al Consiglio di Stato sul vecchio Maltempra. Quindi mi sarei aspettato dal sindaco Biffoni un concetto chiaro, che perché anche nel Parco della Piana anche stasera nessuno gli ha parlato, Dio, ma è stato detto anche nelle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, che è dal NURF stesso che il parco, che la nuova pista, il nuovo aeroporto è incompatibile territorialmente con il Parco della Piana e il Parco Agricolo della Piana. Quindi, visto che il Prato gli è uscito, e uno dei comuni è uscito vittorioso anche nei ricorsi, mi si era aspettato che gli avesse detto che il potenziamento e l'ampliamento dell'aeroporto di Presola è una infrastruttura insostenibile, ecco, per le faccio, e per l'inquinamento esistente. Faccio un'altra, le faccio un'altra ultima domanda, Paolo, invece. Se questo, ora ovviamente ragioniamo con i sé, perché come dicevamo prima ancora non abbiamo visto niente di fatto, no, di questo nuovo progetto di cui si sta parlando da alcuni giorni. Ecco, se l'iter dovesse appunto concretizzarsi e partire, come comitati sarete pronti a dare nuovamente battaglia, pronti a ripartire con una nuova azione come Ma avete fatto con la precedente? Noi saremo comunque conseguenti a quello che verrà presentato e a quello che verrà fatto. L'ho già detto in apertura, per me questo nuovo progetto, questa nuova pista è una rivisitazione di quella bocciata prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. Quindi se poi fosse anche né più né meno che la pista parallela convergente, un po' più inclinata e più corta di 200 metri. Quindi sostanzialmente cambia poco, secondo lei. Ecco, un ultimo giro di domande anche con Prestanti e Galli. Abbiamo sentito, no, il sindaco ricordare, ed è cosa nota, che sì, c'è stato tutto questo movimento partito da Prato, non soltanto, di sindaci e cittadini contrari all'ampliamento di Peretola, però ci sono anche categorie economiche che invece vedono di buon occhio l'ampliamento della struttura, proprio per il ritorno appunto economico che questa potrebbe dare alla nostra realtà, al nostro distretto. Ecco, come si fanno, domanda difficile, mi rendo conto, a conciliare le due cose? Comprendete insomma la posizione delle categorie economiche? Per questo dico, siete anche disposti, se il progetto nuovo dovesse rispettare tutta una serie di parametri, a sostenerlo, se appunto fosse così?
Ma indubbiamente il compito di un sindaco è quello di ascoltare tutti e poi, una volta ascoltati, fare una sintesi e cercare di lavorare per la tutela dei propri concittadini e per lo sviluppo dell'economia locale. Quindi questo è il metodo che un sindaco si deve dare, quindi condivido quello che diceva anche il sindaco Biffoni: noi bisogna dare delle risposte su elementi oggettivi, scendendo nel merito. Questo per dire, da parte nostra non è che c'è una nuova apertura all'aeroporto, da parte nostra permane una fortissima criticità, un no, perché? Perché tutti gli elementi fanno pensare che non ci siano, come dire, soluzioni o interventi che vanno a superare la bocciatura relativa al primo progetto. Questo però non significa, dire di no e fermarsi lì, significa, e questo è il compito della politica e degli amministratori, se diciamo di no a un progetto, trovare delle soluzioni alternative. Quello che io contesto come sindaco è che quell'idea di pista parallela sia l'unica soluzione possibile per la messa in sicurezza dell'attuale aeroporto e per lo sviluppo economico di tutta l'area vasta. Secondo me ci sono alternative. Torno ad una cosa che diceva prima Giovanni, secondo me è interessante, no? La mobilità su tutta la piana. Noi abbiamo a Firenze un'opportunità, un problema. La bellezza immane di Firenze è l'attrazione turistica che questa può dare per Firenze e per tutti i territori, ma allo stesso tempo un fenomeno di overturismo, con tutte le ricadute e le criticità che noi vediamo. Creare delle infrastrutture che collegano tutta la piana tramite la tranvia, su un prato, su altre realtà della cintura fiorentina, può permettere, come dire, di ovviare al problema di overturismo fiorentino, ma di disegnare uno sviluppo turistico che comprende tutta l'area della piana. Quindi io credo che come sindaco noi abbiamo il dovere di dire di no ad un progetto se lo riteniamo dannoso, ma allo stesso tempo il dovere poi di mettere in campo delle soluzioni alternative. Interessante quello che diceva Paolo, importante il tema del Parco della Piana, che non è banale. Si parla sempre di grandi città, ma tutte le grandi città hanno un grande parco urbano come elemento qualificazione ecologica, di bonifica ambientale. Quindi questo aspetto non è che va sottovalutato e non va neanche creato un contrasto tra l'ambiente e lo sviluppo economico. Io credo che la sfida di una politica vera e di chi amministra i territori sia quella di tenere insieme, quindi sì al Parco della Piana e sì a trovare delle soluzioni alternative che diano delle risposte concrete anche a tutti i nostri operatori economici. Mi vorrei che, se sbaglio, la sua posizione è quello che è, vediamo le carte, però poi tanto alla fine sarà un no perché non ci sono le condizioni per potenziare questo aeroporto. Ma prima parlavamo con una posizione un po' differente da quella di Biffoni, che dice vediamo e poi ne parliamo. Cioè, io credo sia molto difficile ovviare sull'idea di pista parallela, a trovare una soluzione che possa dare una risposta a tutte le criticità che sono emerse. Però, ripeto, questo non significa non mettere in sicurezza l'attuale aeroporto e non trovare delle soluzioni. Io credo che noi dobbiamo uscire dal sì no su quell'aeroporto e aprire un dibattito su che tipi di infrastrutture e che visione di sviluppo economico vogliamo dare a tutta la piana e ovviamente a tutto il contesto regionale. Non c'è dubbio. Le parole di Biffoni quando dice non serve a niente rimanere ognuno nel proprio fortino, bisogna comunque non avere posizioni ideologiche e discuterne. Ma assolutamente, un sindaco, condivido con Matteo, deve forte delle sue posizioni ideologiche e valoriali, ma poi prestarsi al confronto, al dibattito, questo è poi chiaro. Dire no. Galli, tornando al discorso, no, anche di chi in realtà quest'opera la vede con favore, al netto di tutte le prescrizioni, facciamo così, nuovo progetto tiene conto delle prescrizioni, nuovo progetto si dimostra di essere sostenibile. Voi siete a favore di un potenziamento, anche per rispondere alle categorie economiche che in questa opera vedono? Ma certo. Allora, io infatti volevo chiedere all'amico Paoli che era in collegamento, insomma, lui è no a qualsiasi alternativa a questo aeroporto, da quello che ho capito, perché la pista parallela, no, diceva di no, la pista leggermente obliqua diceva di no, però com'è adesso gli va bene, no, la sensazione. Paolo, scuota la testa, Paolo, non gli va bene neanche come adesso. No, io appunto volevo, quando ho detto prima che l'aeroporto è sicuro,
perché effettivamente l'aeroporto è sicuro attualmente, altrimenti farlo operare non in sicurezza sarebbe da criminali. Volevo anche precisare, questo appunto che per me l'aeroporto attuale va depotenziato, non va potenziato. Quindi perché si vuole realizzare quello che era il progetto iniziale, fino al 2010, quello di realizzare il Parco della Piana. Se si fa la nuova pista, il nuovo aeroporto, della prima convergente. Ma la Parco della Piana comprendeva l'aeroporto. Il Parco della Piana non esiste, lo volete capire, sì o no? Però ha sentito cosa dice Galli. È incompatibile. Ha sentito cosa dice Galli. Il Parco della Piana comprendeva questo aeroporto, quello che abbiamo adesso. C'era. Quello abbiamo adesso va depotenziato. Depotenziato. No, va chiuso allora. Secondo la sua idea va chiuso, perché non puoi depotenziarlo. Ma il sistema economico, e lo diceva anche il vostro sindaco, allora, ma dov'è, cosa, dov'è che incide maggiormente? Basta. No, aspetta, mi scusi. Una alla volta, però, se non si capisce. No. Pisario, un vero e sta grandissima tragedia. Chi va di imprenditori all'estero e non può partire da Peretola, può prendere l'aeroporto, svegliarsi un'ora prima o due ore prima la mattina e andare a Pisa o a Bologna, perché deve sapere Galli che il trasporto merci nel vecchio master plan, che è stato poi bocciato, non era previsto il trasporto cargo delle merci. Quindi dal punto di vista economico si tratta solamente di imprenditori che vengono e vanno. Bravo. Ma in un mondo globalizzato, e stasera io sono collegato con il PC via internet, un vero questo gran problema di economico, perché c'è da scendere a Firenze, invece a Firenze scende a Pisa, oppure invece che prendere l'aeroporto a Firenze lo piglia a Pisa o a Bologna. Tutto questo gran problema per le categorie economiche non lo vedo. Ma non lo vede lei, perché probabilmente non è previsto. Ma questo lo dice lei, perché effettivamente facciamo però parlare Galli. Ma intanto bisognerebbe che il signor Paoli prendesse atto del 2003, della via del 2003, di quell'aeroporto che è stato votato e che dovrebbe esserci. Poi lui fa riferimento a quello del 2010. Quello del 2010 era di... No, fa riferimento al master plan 2014-2029, che doveva... Essere... A quello lì sto facendo riferimento, che doveva essere di 2400. La funzione della nuova... Sì, però facciamo finire Galli, Paolo. Questo è il master plan 2014-2029. Non si capisce niente. Sì. Che il Consiglio di Stato ha definitivamente bocciato. Ma era nel 2010. Sennò mi tocca levarle l'audio, non me lo faccio fare. Facciamo finire Galli. Allora, quello lì non esiste, perché se è stato bocciato sotto tutti i punti di vista, non esiste. Allora noi dobbiamo ripartire da quello del 2003. Allora, mi viene da ridere quando sento dire che la pista è stata accorciata di 200 metri. No, verrà allungata di 400. Questo è il punto di... Cioè, da qui bisogna ripartire. Perché se noi si parte da qualcosa che non esiste, perché quel master plan del 2010, 14, 29 che diceva Paoli, non esiste, perché è stato bocciato, cioè è stato stracciato. E non si può ripartire da quello. Chiuso, quello si leva, prescrizioni, bocciature, tutto quello che è, non c'è più. Partiamo da quello del 2013, quello del 2003 era all'interno del Parco della Piana, esisteva, il Parco della Piana aveva delle prescrizioni, il famoso pit della Marson è stato rivisitato, addirittura ultimamente il Consiglio regionale è stato eliminato, è stato proprio cancellato, per cui bisogna ripartire con qualcosa di nuovo. Ecco che io dico la responsabilità della Regione. Non devo io aspettare che cosa mi dicono gli enti o che cosa mi dicono i privati.
sono io che devo determinare. Si parlava del piano rifiuti prima con il sindaco. Io sono la regione che devo avere una quadratura e devo fare un ragionamento organico di tutta la Toscana. Dopodiché devo dire, benissimo, adesso penso che l'aeroporto di Firenze debba essere integrato all'aeroporto di Pisa. Sì. Quali sono le funzioni di Firenze? Quali sono le funzioni di Pisa? La qualità dell'aeroporto di Firenze deve essere un aeroporto, un city airport? Sì! Io sono per il city airport, non per un aeroporto che mi arrivano gli aerei dalla Cina. Questo voglio essere chiaro. Cioè deve essere il city airport tipo quello di Londra, come dicevo prima, che accoglie 4 milioni e mezzo di passeggeri. Ma sono passeggeri di qualità, sono quelli che vengono in una giornata che hanno bisogno di venire in un'azienda di Prato, in un'azienda di Santa Croce, in un'azienda di Firenze, fare le loro operazioni e poi tornarsene a casa. Questo secondo me è la visione dell'aeroporto di Firenze. L'aeroporto di Pisa è tutta un'altra cosa, è un aeroporto intercontinentale. Il nostro non potrà mai essere un aeroporto intercontinentale, neanche se si fa di 2200 metri, perché ci sarebbero troppe prescrizioni da dover eludere, non lo si può fare. Ok? Io sono però per un potenziamento dell'aeroporto, una messa in sicurezza dell'aeroporto, però a determinate regole, con le regole che ci devono essere. E che erano state portate nel 2003. Se poi qualcuno fa il furbo, si punisce, non gli si dà 10 milioni. Arianna, siamo in chiusura. Sì, leggo, altri messaggi sono arrivati, un telespettatore ci ha scritto: gli interessi economici dei privati di alcuni politici non possono ricadere sui cittadini. Gloria dice: perché occorre potenziare quello che già appare come un'offesa a tutta la piana, al diritto di ogni singolo cittadino sancito dalla Costituzione di vivere in un ambiente salubre e dove la conversione ecologica non è argomento di consenso elettorale. E poi ancora, la tranvia non deve essere un ricatto per l'aeroporto. E infine Angelo ci scrive: la politica ha il dovere di fare delle scelte, ma se non ci fossero stati comitati sarebbe già stata realizzata un'infrastruttura insostenibile e devastante, il tutto riconosciuto dal TAR, scrive, e dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Beh, noi siamo giunti a tema su questa ultima osservazione del cittadino, ovviamente non possiamo che essere d'accordo, anche perché questo lo dobbiamo ricordare, no? Per onestà, nella scorsa legislatura poi un po' tutto il Consiglio regionale, salvo alcune forze politiche, no? Era allineato al potenziamento, no, dell'aeroporto, dal PD, ma anche da forze del centrodestra. Adesso, stasera, mi capire, ci sono anche un po' delle posizioni, no, che si stanno un po' evolvendo, come ci diceva poco fa Galli, e mentre quelle ovviamente di alcuni comuni come Carmignano restano abbastanza radicati su una posizione contraria a un'opera che difficilmente, no, ci pare di capire, potrà in qualche modo risolvere i problemi importanti che hanno portato alla bocciatura del precedente progetto. Però ovviamente, lo ribadiamo, siamo qui a parlare di un progetto che ancora non c'è, era doveroso farlo perché le voci, insomma, e le notizie sono emerse in questi giorni, però anche noi ovviamente attendiamo, e l'avevamo già chiesto, ma attendiamo ancora di più ovviamente, che questo progetto venga presentato e disponibile a dar voce quando lo vorrà Toscana Aeroporto a tutti i soggetti che sono ovviamente interessati nel progetto. Intanto non mi resta che ringraziare Edoardo Prestanti, Giovanni Galli per essere stato qui con noi, ovviamente grazie. Paolo Paoli in collegamento del Comitato Aeroporto, grazie Paoli. Ringrazio i nostri telespettatori come sempre, Anna Di Rubba in redazione, i nostri tecnici, e l'appuntamento è dunque fra 7 giorni alla stessa ora per una nuova puntata di Parliamoci Chiaro. Grazie e buonanotte a tutti. We'll be right back.